cioè mi servirebbero proprio due persone, cioè io e lo spettatore, ma cioè, non ce l'ho, l'ho proprio perso, guardato dappertutto, anche nel cassetto, nel comò, c'è cioè, nulla da fare e quindi devo fare da me. La premessa, e c'è la premessa è questa, no? Che a volte nella mia esperienza, nella mia vita, mi è successo di avere degli amici o comunque anche persone conoscenti che avevano nei miei confronti un riguardo eccessivo, quasi a volte un essere ossequiosi in un modo esagerato, che da una parte l'orgoglio ringrazia, no? Quando qualcuno ti fa degli apprezzamenti o dei gesti di riverenza inaspettati, dall'altro boh, dici perché anche no, ecco, non ci incastra nulla, no? Ti mette in imbarazzo e poi cioè, uno può anche pensare che ci siano delle finalità che vadano al di là dell'affetto o del rispetto che una persona nutre nei tuoi riguardi. Ora, io mi immagino ci sia di fronte a me un grosso tavolo con su delle carte giganti, tipo lunghe quasi 1 metro, ecco, un po' meno di 1 metro, e larghe una trentina di centimetri, e ce n'è tante. Ora non ti dico ce n'è 52, ma insomma ce n'è una ventina, tutte sparse qui. E io le guardo, no? E qui ora mi trasformo nello spettatore e faccio la voce del mago. E dice il mago: guarda tutte le carte che ci sono di fronte a te, ok, sono tutte voltate di faccia, no? E ne scegli una. Quella che ti colpisce di più. La prendi, ok, la guardi, ok, quindi la faccia è rivolta verso te, ok, io sto vedendo il dorso come mago, e ti chiedo adesso di prenderla, di girarla di 90 gradi e di afferrarla per i lati corti. Ok, bravo, così, così. A questo punto ti chiedo di visualizzare il valore e il seme di quella carta su un cartello che è attaccato al collo e pende sul tuo petto. Visualizza, ok, che sul tuo petto, scritta sopra un cartello, compaia la carta che hai scelto, esattamente quella carta lì, e corrisponderà sia nel valore che nel seme. Ci sei? Bravo. Adesso quando vuoi puoi guardarti il petto. Grazie per l'inchino, grazie per l'inchino, ma non serviva, non, cioè, ve l'ho detto, non era importante, grazie, grazie. Esagerato, esagerato, troppo buono.